Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi andremo a vedere i 5 migliori dei della distruzione fatti come mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi mi accompagnerà nel video quel figli su Gaminchi Chroma. Inoltre ragazzi, volevo ringraziarvi per il supporto che avete dato al video di mercoledì, ovvero il trailer del pack. Prima di iniziare appunto volevo pure rispondere a delle domande che mi avete fatto. Innanzitutto, prima domanda, ma il pack verrà rilasciato su Xenoverse Mods? Ma perché il pack solo sul Patreon? Perché, dato che sto mettendo tanto impegno e tanto lavoro dentro questo pack, il mio tempo non può andare sprecato in un pack rilasciato per tutti, che mi andrà a prendere 3 stelle, perché su Xenoverse Mods funziona così, quindi sarebbe abbastanza inutile secondo me. Infatti il pack verrà rilasciato a pagamento sul Patreon. E costerà o 1 dollaro o 3 dollari. E qui si arriva ad un'altra domanda: ma perché in dollari? Perché purtroppo su Patreon si può pagare solamente in dollari. Ma è una cosa che conviene a voi, perché andrete a pagare anziché 1 euro, pagherete 80 centesimi circa. Lo stesso vale se dovesse essere 3 dollari, sarebbero tipo 2,80 euro, 2,60 euro, comunque molto di meno rispetto al prezzo originale, diciamo in dollari. Il pack non sarà in formato X2M, nel senso che voi lo installate e ci mettete altre mod su, e sarà proprio un vero pacchetto che andrò ad espandere mese dopo mese, aggiungendo sempre robe più fighe. Inoltre, il formato data mi aiuterà ad aggiungere robe sempre più particolari ed esclusive. Niente ragazzi, detto questo, lascio la parola al mio collega Chroma. Io vi auguro buona visione, mettetevi comodi e preparatevi a gustare il video. Ragazzuoli cari, bentornati a un nuovo video in cooperazione con lo zio Feraz. Oggi siamo qui per portarvi i 5 dei della distruzione fatti meglio aggiunti dalle mod. E niente, prima di iniziare vi invito a passare al mio canale che è meglio di quello di Feraz. Detto questo, vi lascio al video. Al quinto posto abbiamo Arak, il dio della distruzione dell'universo 5, che devo dire che su Xenoverse è fatto veramente molto bene ed è soprattutto fedele all'anime. Anzi, ragazzi, ve lo dice un modder, diciamo che è abbastanza difficile fare un modello del genere, diciamo che la faccia è abbastanza particolare. È stata fatta abbastanza bene, comunque c'è qualche piccola cosa che dovrebbe essere migliorata, ma del resto comunque è fatta abbastanza bene, appunto. Già il personaggio come design mi piace, anzi no, non sarò io, ma mi ricordo troppo quello di Monster Co., quel cartone animato vecchissimo, tipo la mia infanzia, no? Quello viola mi ricorda troppo, non lo so perché, però devo dire che sto dio della distruzione, seppur sia più brutto di Chroma, mi piace, devo dire che è molto figo, sia come è stato fatto su Super, sia come è stato reso su Xenoverse. Alla quarta posizione abbiamo Iwan. Ragazzi, questo è l'unico Iwan, no, non è vero, ce n'è un altro, però sembra Kermit la rana versione marocchina, che è veramente fatto una merda. E questo qua invece è veramente fedele, cavolo. Il modello è fatto veramente molto bene, rispecchia con precisione il dio della distruzione, ha le mosse azzeccate e si merita quindi un posto in questa classifica. Sicuramente meglio di Liquir, che ragazzi, purtroppo poteva essere in quella classifica, ma le code buggate a merda, quindi non è stata messa. Al terzo posto abbiamo un personaggio che io adoro, ok? Questa mod è stata fatta da Masco X ed è Elles, la dea della distruzione dell'universo 2. Cazzo, se mi piace questo personaggio, veramente è tipo uno dei miei dei preferiti. E non perché è sorca, cioè a parte quello, ma proprio perché il design è figo. E poi praticamente dovrebbe essere umana tecnicamente, quindi un dio della distruzione umana eppure sorca, ci sta tantissimo. Allora, devo dire che allora, la posa è qualcosa di spettacolare. Poi il personaggio in sé è fatto veramente molto fedelmente all'anime. L'unica pecca forse è che la gonna è un po' strana, appunto si va ad unire alle gambe. Però, nonostante ciò, devo dire che è un personaggio veramente figo. Quindi, complimenti a Masco, terza posizione meritatissima.
Al secondo posto, dopo Elles, abbiamo un'altra mod fatta dal nostro carissimo Mascoc, Masco X, ovvero Sidra, dio della distruzione, ragazzi. Questo è quel dio con cui io feci il fail, vabbè, ma ancora non erano usciti i livelli di potenza degli universi e dei cazzo di dei, insomma. Comunque sia, Sidra è veramente fatto bene, ce ne sono molti anche di questi in circolazione, ma Masco, non per fargli da leccaculo, ma ha fatto il miglior Sidra. Ne ha fatto anche due versioni, quella di prima era venuta un po' una merda, questa qua è veramente meglio. E comunque sia, l'ho utilizzata anche in Dragon Ball Prime 2, per chi non se ne fosse accorto. Detto questo, lascio a Farenz la prima posizione. Al primo posto abbiamo una mod del nostro amatissimo, sì, amatissimo, sì, Aguang, Vermote, dio della distruzione dell'universo 11. È fino ad ora la miglior mod fatta, a mio parere, del dio della distruzione dell'universo 11, senza offesa per Masco che comunque ha fatto una versione veramente molto figa, però onestamente preferisco appunto questo Vermote. Non lo so perché, ma proprio mi è piaciuto fin dal primo istante. Devo dire che il personaggio è fatto veramente bene, ha un moveset abbastanza azzeccato, comunque ci sta. Poi la faccia secondo me è riprodotta fedelmente, proprio fedele all'anime, quindi GG per Aguang. Prima posizione meritatissima, ovviamente senza screditare le altre mod che sono in classifica, che sono veramente molto belle. Ragazzuoli, il video può finire qua. Vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine, ringrazio Chroma di aver partecipato al video e vi invito a lasciare mi piace, a commentare il video e a condividerlo con i vostri amici. Inoltre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video che usciranno in futuro. Vi invito ad entrare nel gruppo Discord e nel gruppo Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Andate a seguirmi su Instagram per avere qualche piccola immagine del canale, anche se non posto tipo da 3 settimane, però dettagli, posterò qualcosa magari più tardi. E niente ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, e quindi ragazzi, passo la parola a Chroma. E niente ragazzi, detto questo, il video può finire qui. Io spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale mio se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di attivare la campanella sul mio canale, che sicuramente lascia in descrizione lo zio Feraz, e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Feraz, bella!